Jenny Powell si è scagliata contro le affermazioni del deputato laburista Clive Lewis, secondo cui il principe William dovrebbe mandare suo figlio, il principe George, in una scuola statale. Un ospite preferito di Channel 5, Alexis Conran Friends, si è scagliato contro la ridicola affermazione di un deputato laburista secondo cui la prossima scuola del principe George dovrebbe essere statale, sostenendo: mamma e papà lo sanno meglio. Jenny Powell ha risposto dopo che Clive Lewis, il deputato laburista di Norwich, una volta aveva detto che il padre del giovane avrebbe dovuto mandare George in una scuola statale per favorire il suo sviluppo. Ma mentre il panel di Alexis Conran Friends discuteva l'argomento della prossima scuola di George, l'ex conduttore della Ruota della Fortuna ha criticato la posizione dicendo che il controllo che il futuro monarca dovrebbe affrontare se frequentasse un'istituzione statale sarebbe stato troppo intenso. Unendosi alla discussione, Powell ha detto che era ridicolo, continuando: voglio dire, che diamine. Ha osservato: voglio dire, devi pensarci. Quando scegli la scuola per i tuoi figli, deve essere quella giusta e penso che mamma e papà lo sappiano meglio. Ma immagina il principe George ai cancelli della scuola con il resto di noi. Semplicemente non succederà, e penso anche che sarebbe costantemente sotto esame. Il conduttore Conran ha subito risposto che George sarebbe stato sotto esame tutto il tempo, indipendentemente dalla scuola che frequenta. Tuttavia, Powell ha concluso: non così, non se sei il principe George che va in una scuola statale. Nessuna possibilità. Il controllo e la pressione che penso che avrebbe sperimentato anche in quegli anni cruciali, è semplicemente una cosa oltraggiosa. Dire.